morte cerebrale. Una ragazzina di 10 anni è in questo momento in morte cerebrale. Perché? Per aver seguito una moda su uno dei social network più utilizzati dai ragazzini, che è TikTok, ma non è questo il punto, non è TikTok o Facebook o YouTube o qualunque altro social network il punto di ciò che voglio parlare oggi. Voglio parlare del fatto che questi nostri ragazzini di 10 anni, 11 anni, 12 anni frequentano per ore e ore il web e forse, ma dico forse giusto per innescare un dibattito, non sono adeguatamente controllati. Sfido chiunque di noi, genitori in particolare, a essere coscienti di ciò che i nostri figli guardano sul telefonino. Forse in molti avranno scaricato qualche app, io l'ho fatto per esempio, scaricare la app per vedere cosa guarda mio figlio piccolo, ma in realtà più che guardare cosa vede lui, dove si muove, controllo il numero di ore o i siti dove va a parare. Ma è un controllo tutto sommato effimero, perché poi all'interno di cose normali come TikTok, come YouTube, come Facebook, come Instagram, passano dei messaggi che noi genitori non siamo in grado né di intercettare né di valutare. Allora, la colpa di chi accade, la colpa di ciò che accade, è forse nostra, è forse di noi genitori, in sostanza, è colpa delle famiglie oggi che non seguono più i ragazzi, se i ragazzi arrivano a fare cose come questa, quella che si chiama Blackout Challenge, ma ricordiamo tutti il Blue Whale qualche anno fa, ragazzini che si tagliavano e avevano un percorso da fare fino a suicidarsi. Insomma, siamo noi che non controlliamo, o forse la colpa è di qualcun altro, dello Stato, per esempio, che permette su queste piattaforme di far passare qualunque cosa. Non c'è praticamente controllo. Una volta c'era il Far West, adesso c'è il web, è la stessa cosa. Chi è più forte va avanti, si può dire qualunque cosa, si possono uccidere, tra virgolette, le persone senza averne nessun carico pendente poi successivamente. Oppure è colpa anche delle scuole. Molti dicono la colpa è anche delle scuole, non sono più le scuole che formano, sono solo le scuole che insegnano. Poi in questo periodo con il Covid chiaramente anche il rapporto umano è andato a farsi benedire, e quindi le scuole stesse non riescono più a svolgere la loro funzione. Ma comunque c'è chi dice che da tempo le scuole non svolgano più la funzione di educazione dei giovani, ma solamente di didattica e nozione. Ecco, io credo personalmente, ma come sempre vorrei che si innescasse un dibattito, credo che la colpa sia principalmente delle famiglie. Va bene lo Stato che fa queste cose, va bene la scuola, ma siamo noi genitori che forse non interpretiamo più il ruolo di genitori, spesso anche perché non controlliamo in nome di una privacy che va tutelata a tutti i livelli, anche a livello di figli minori. Beh, io credo che forse è il caso di passare oltre. La privacy è sicuramente un valore, ma la vita di un figlio è molto più importante della privacy dello stesso ragazzo o della stessa ragazza. Quindi secondo me gran parte della responsabilità è delle famiglie. Però, come dicevo, c'è anche chi pensa che la responsabilità sia dello Stato, che permette questo Far West, e in parte anche delle scuole. Come sempre, vorrei che su questo aprissimo un dibattito. Tu, cosa ne pensi?